Ma tu fai le foto che piacciono a te o le foto che piacciono all'algoritmo? Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo Steos Vlog. Come tutti i vlog non si parla di argomenti tecnici, quindi per chi vuole vedere dei video sui flash, eccetera, verranno video prossimamente. Tra l'altro ne sto preparando uno che penso vi interesserà molto, ma ci va il suo tempo a prepararlo, quindi sono un po' lungo sulla scaletta. Ma a parte questo, come sempre nel vlog vi parlo un pochino di argomenti così che in questo momento mi frullano in testa, ok? Allora, oggi parliamo insieme di un argomento che è il potere dei social nel creare le nostre foto. Perché? Mi spiego meglio. Allora, quasi tutti i fotografi ovviamente hanno un profilo su Instagram. Perché? Perché Instagram è una piattaforma enorme che permette di raggiungere un pubblico enorme, sempre se ci si riesce, e quindi uno lo vede come piattaforma di lancio, sia per avere dei clienti che per instaurare magari delle collaborazioni, eccetera. Quindi da quel punto di vista lì, grande piattaforma, ma perché? Perché ha un pubblico veramente immenso. Il problema di Instagram qual è? Il problema è che ultimamente veramente Instagram sta dicendo in poche parole ai fotografi, come in realtà un po' a tutti quanti, cosa devono fare. Perché? Perché ad esempio io vedo quasi nessuno pubblica più foto, perché in realtà al momento vanno i reel e di questo ne parleremo dopo. Quando pubblicano le foto devono essere in formato verticale, perché? Perché il formato orizzontale non funziona bene sui social come Instagram che si basano sul cellulare e quindi no, meglio pubblicare la foto in verticale. Allora la pubblico in verticale, ma non la posso pubblicare con la dimensione che voglio io, quindi non posso pubblicarla con l'ariosità che ho pensato io. Ad esempio, quando ho fotografato l'ho fatto in formato 3/2 in verticale, quindi 2/3, vedetela come volete, però poi Instagram mi obbliga al 5/4 e quindi devo ritagliare, oppure mettere delle bande nere, che cioè, o delle bande sfumate, quello che volete, che di nuovo non vanno a rendere bella l'esperienza e tante volte se la ritaglio non è la stessa cosa di prima. Quindi Instagram sta imponendo tantissime cose ai fotografi e ultimamente, tra l'altro, a parte questo, sta veramente rendendo molto difficile l'esperienza di utilizzo di questo social. Io per primo lo apro e quando lo apro vedo, ok, foto di persona che seguo, ok, poi dopo pubblicità, pubblicità. Altra foto di persona che seguo, pubblicità, foto che mi sponsorizzata, cioè non una pubblicità, ma una foto che chiamiamola pubblicità, ma di qualcuno che ha pensato che l'algoritmo di Instagram ha pensato che mi potesse interessare. Poi foto di una persona che seguo, pubblicità, pubblicità, avanti così. Sono più le pubblicità che vedo che non le foto. Come anche se uno va a vedere le storie, anche lì per le storie all'inizio, cioè le scorri tutte quelle di una persona e poi immancabilmente dopo aver visto quelle di una persona, pubblicità, se non addirittura doppia pubblicità, se non tripla, perché a volte sono una singola ditta che fa tre storie di pubblicità che tu devi sorbirtele tutte e tre, per carità si skippano veloce, però insomma, ta 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 per passare alla storia successiva. Quindi, allora, io lo capisco che Zuckerberg e quelli di Facebook, che sono i proprietari appunto di Instagram, anzi non più di Facebook, devo dire di Meta, vogliono guadagnare il più possibile, per carità, giustamente è il mercato. Però è anche vero che l'esperienza sta diventando veramente pesante, soprattutto Instagram non è più, secondo me, un luogo bello per i fotografi solo per far vedere le proprie opere, solo per diciamo, creare una comunità di fotografi, come peraltro era Instagram all'inizio, prima che venisse comprata, eccetera. Ora, Instagram, tra l'altro, purtroppo sta anche spingendo tanto alcune cose. Quindi io per primo, ad esempio, nel momento in cui adesso voglio pubblicare qualcosa, devo fare il reel. A me fare i reel non piace, cioè ci sono i casi in cui può anche essere carino, non lo so, quando ho fatto la foto alla ballerina che salta, nel momento in cui fa il salto, eccetera, metto la foto, c'è la musichetta, per carità, lì può ancora starci il reel, ma altre volte magari sono stati un po' spinti, non li avrei fatti, avrei fatto semplicemente il video che conoscete, il solito dietro le tendine, e poi insomma,
non avrei, avrei pubblicato la foto con due parole su come l'ho illuminata, eccetera, ma il reel l'avrei evitato. Ma sono costretto a fare il reel, perché? Perché Instagram spinge in questo momento i reel. Perché? Perché è arrivato prima TikTok che ha proposto i video super corti, la gente è cominciata ad andare tutta lì perché la soglia di attenzione si è abbassata tantissimo, la gente è andata su TikTok, Instagram, oh mio Dio, adesso cosa succede? Allora introduco i reel e sai cosa faccio per far sì che tu non vada a pubblicarli su TikTok? Io ti spingo i reel, quindi se tu pubblichi un reel su Instagram al posto di una foto, io te lo spingo di più e quindi da qua ovviamente tutti i fotografi che si sono lanciati a fare reel, cioè non tutti ovviamente, ma chi cerca di ampliare un pochino il proprio pubblico si è lanciato a fare reel. Perché? Perché se a fronte di una foto che pubblico e raggiunge, mettiamo un numero, 100 persone, il reel ne raggiunge 150, 200, quindi tu hai molta più probabilità che quella persona lì che segue il tuo reel, a parte metterti il mi piace al reel eccetera, poi sia incuriosita dalle tue foto, vada a vedere il tuo profilo e magari le piace cosa stai facendo e quindi comincia a seguirti eccetera. E però d'altronde adesso appunto per vedere dei risultati devi pubblicare reel e a me sta cosa non è che piace tantissimo. Perché? Perché di nuovo l'algoritmo di Instagram sta guidando esattamente cosa devo fare, mentre io vorrei fare quello che voglio. Come anche la storia delle foto in verticale, ne parlavo giusto con un mio carissimo amico che per carità lui ci lavora tantissimo con Instagram e sono felicissimo per lui che ha intrapreso una carriera come fotografo social, lui produce foto social per tantissimi brand eccetera. Ecco, lui nel momento in cui ho pubblicato questa foto che vedete dietro, quindi quella di Elisabetta che fa il salto, gli avevo fatta vedere in anticipo o forse gliel'ho l'ha vista solo proprio pubblicata, non mi ricordo più. Comunque sia, la prima cosa che mi fa è: ma no, Ste, ma perché l'hai fatta in orizzontale? Deve essere in verticale per Instagram. Faccio, sì, ok, Instagram è un conto, ma Instagram non deve guidare le foto che io faccio. Se io la foto la voglio fare in orizzontale per vedermela bene a schermo, per vedermela bene appesa, per vedermela, cioè appesa stampata, per vederla da qualsiasi parte che sia una cosa più su formato orizzontale, anche come sfondo del computer la volessi, non la voglio verticale, io devo essere libero di fare la foto in orizzontale. Ma giustamente Instagram, lui spinge, dato che non è che spinge, ma diciamo che le foto in verticale occupano più spazio, quindi attraggono più la tua attenzione e quindi sei spinto a pubblicare le foto sempre in verticale. C'è uno famoso su YouTube che si chiama Chris Howe che ha fatto un resoconto, mi sembra l'anno scorso, qualcosa del genere, fa: allora, io pubblico tantissimo su Instagram, eccetera, mi sono accorto, facendo una media delle mie foto, che io praticamente ormai non scatto più in orizzontale, scatto unicamente in verticale. Perché? Perché il mio pensiero va a questa foto, poi la pubblico su Instagram. E quindi lui ha fatto un resoconto, mi sembra di ricordare così a memoria, 95-96% delle sue foto sono in verticale. Perché? Perché devono andare sui social, che vivono della verticalità, ormai, dato che siamo tutti sul cellulare. E quindi a me questa cosa non va tanto. Quindi, diciamo, tanti ormai vengono spinti da un algoritmo a fare delle cose che magari non sono quello che in quel momento vogliono fare. Proprio per questo, ultimamente è uscita un'app, in realtà non proprio ultimamente, è da anni che c'è, ma ultimamente se ne parla parecchio, perché? Perché la gente si è un po' rotta le scatole di Instagram, che si chiama Vero. Premessa, Vero non mi paga per fare questa recensione, magari me lo faccio, neanche recensione per parlarne, però magari mi pagasse, ma lo faccio in tutta libertà per conto mio. Dicevo, è nata questa app che in realtà esiste già da un po' di anni, che mi sta piacendo tanto. Io mi sono iscritto su Vero, se volete seguirmi lì, sono chiocciola Stefano Tealdi, tutto attaccato, e è un'app che è interessante secondo me perché riprende un po' lo spirito di Instagram degli albori, cioè è un'app in cui io posso pubblicare le foto in tutta libertà, senza ritagli, in cui al momento non c'è ancora pubblicità, quindi ovviamente arriverà la pubblicità perché i server non si mantengono da soli, però è anche vero che prima di arrivare a un quantitativo come quello che è presente su Instagram
insomma, ci andrà anche il suo tempo, secondo me. E poi soprattutto io posso pubblicare dei post in cui magari non c'è solo la foto, ma c'è anche una descrizione con un link, e se uno clicca su quel link la pagina si apre, quindi posso andarla a vedere, metto il link, magari metto la foto, questa qua, posso mettere la foto di Elisabetta che salta, a quel punto sotto faccio una descrizione e scrivo: trovate il video completo a questo indirizzo. Uno clicca sopra e si apre il video di YouTube, cosa che ad esempio su Instagram è impossibile, perché nelle descrizioni non possono esserci link. Io posso scrivercelo il link, ma nessuno può cliccarci sopra, e voglio vedere quante persone vanno a ricopiarsi quello che c'è scritto lì per andarselo a vedere su YouTube. Praticamente nessuno, anzi nessuno scriverà mai, contando che i link sono Y, beta, cioè Y, B, X, tutte le lettere a caso, giustamente. Ok? Quindi è un'app che secondo me ultimamente sta prendendo abbastanza piede, ci sono già alcuni fotografi molto famosi che anche stanno cominciando ad andare lì sopra, perché permette molta più libertà all'artista. Io posso pubblicare quello che voglio, che sia dalla musica, che sia una fotografia, che sia un video, che sia un blog, che sia un link, quello che voglio, e me lo fa vedere a tutti quelli che mi seguono, tutti, che questa è di nuovo una grande cosa che ormai non c'è più su Instagram, no? Lo fa vedere solo ad alcuni, per averli tutti devi pagare, ok? Quindi me lo fa vedere a tutti, e in più si possono instaurare di nuovo delle comunità. Non è più solo una questione di ti seguo o non ti seguo, ci sono anche delle cerchie più ristrette, cioè la cerchia del pubblico, poi c'è la cerchia degli amici stretti, avanti così, quindi io posso anche seguire qualcuno e instaurare un rapporto con questo, e quindi quando magari pubblico qualcosa decidere me lo guarda solo lui. Ora, è vero che anche su Instagram hanno fatto qualcosa del genere con le storie, con gli amici stretti, eccetera, però qua secondo me c'è molto più concetto di comunità che sta cercando di crearsi intorno. Infatti ci sono anche dei bei gruppi fotografici da seguire, c'è, non lo so, si sono inventati il MOMO, cioè il Monochromatic Monday, e quindi se a lunedì pubblichi una foto in bianco e nero e metti l'hashtag MOMO, c'è tantissima gente che la vede, tantissimi like. Io vi dico, appena entrato, ovviamente zero follower, ho pubblicato qualche foto e ho ottenuto subito, così, ovviamente mettendo due o tre tag, non è che se le pubblico e basta non le vede nessuno, ovviamente se nessuno mi segue, però mettendo due o tre tag sulla ventina di like, che per avere zero follower, insomma, mi sembrava abbastanza tanto, ok? Quindi, questo per dire, ultimamente Instagram ha fatto sì che nascessero delle altre opportunità. Io ad esempio in questo momento sto utilizzando Vero, ma so che ne stanno nascendo tante altre e stanno cominciando a diventare famose, perché la gente fondamentalmente si è rotta le scatole di Instagram e di dover seguire l'algoritmo. Proprio a proposito dell'algoritmo, che detta la nostra vita su Instagram, ma anche sugli altri social sta diventando così, parliamo della questione dei reel, ok? Dei video brevi. Allora, io anche qua mi chiedo sempre, ma com'è possibile che la gente non abbia più una soglia di attenzione sotto i 15, cioè sopra i 15 secondi, sopra i 30 secondi? La gente ormai deve fruire più cose possibili che devono essere cortissime. Ma se io devo farti un discorso ampio, devo spiegarti una cosa, ci va il suo tempo, non posso spiegartelo in 15 secondi, anche in un minuto o due, per quelli che vengono chiamati video lunghi, ok? Tanti video ci vanno minuti e minuti, ma perché devi andare dentro l'argomento? E quindi da lì, ad esempio, se vi ricordate i video che avevo fatto, quelli sulla gestione del rumore, cioè sul rumore, che cos'è, come funziona, come si genera, eccetera, erano due video di durata ciascuno, mi sembra 20-30 minuti, se non 40 minuti, non mi ricordo più, erano lunghissimi, ok? Una cosa che se uno la pubblica sui social tipicamente ti dicono: ah, tu sei pazzo, nessuno guarderà mai un video di 40 minuti. E invece la gente che è interessata a questa cosa c'è, e infatti poi con calma nel tempo, ovviamente non tutti subito, perché se il video dura un minuto me lo guardano tutti subito, un video di 40 giustamente uno si deve ritagliare il tempo per poterlo vedere e capire, perché un video da 40 minuti vuol dire che ti sto spiegando roba seria, roba importante, no? Ecco, nel tempo i risultati sono arrivati, e quindi anche quei video lì che io pensavo sono lunghissimi, chissà poi se verranno apprezzati se non da una decina di persone, e invece hanno avuto migliaia di visualizzazioni. Perché? Perché c'è gente che vuole imparare. Quindi
anche lì il voler spingere a tutti i costi il video breve perché TikTok ti sta portando via dei potenziali clienti. TikTok è entrata nel mondo con facciamo video brevi, verticali, brevi da 15 secondi, poi sono diventati 30, poi 2 minuti, poi quel che l'è. Ok, però quelli che durano poco di solito sono i più visti. Instagram ha detto: oh mio Dio, mi stanno rubando il pubblico, allora ti pompo i reel. E adesso cosa succede? Di nuovo altro social che era rimasto l'ultimo baluardo della serietà, chiamiamola così, secondo me, che è YouTube. YouTube anche lì adesso sta spingendo tanto per gli shorts, che di nuovo sono video verticali di durata estremamente breve, e quindi vi troverete, come immagino, cioè immagino che anche voi come me vi trovate dappertutto degli shorts. Ma io, se voglio imparare qualcosa, io che me ne faccio di uno short? Lo short è un video che può essere interessante magari per così, per passare il tempo, per passare quei 3 minuti mentre stai aspettando il pullman, ok? Sei lì, vabbè, guardo degli shorts, oppure guardo TikTok, oppure guardo i reel, per carità. Ma non può diventare una piattaforma di shorts. Ci sono persone che prima avevano un pubblico enorme, che io seguivo anche volentieri per gli argomenti che trattavano, che adesso pubblicano unicamente shorts. Ma perché? Perché seguono l'algoritmo. L'algoritmo ti dice: guarda, gli shorts in questo momento pompano di più, perché non pubblichi anche te uno shorts, no? E infatti anche lì YouTube ti dice: guarda, ti faccio dare la guida di come pubblicare uno short, è facile, video in verticale, effettino, scritta, eccetera. Ma io non voglio, cioè, può essere carino uno ogni tanto, ma io voglio continuare a fare dei video in formato orizzontale, che uno lo possa vedere su computer, anche sul cellulare, basta girarlo in orizzontale. Lo so che ormai tutti vivono col cellulare in verticale, ma esiste anche il formato orizzontale, ma soprattutto io lo voglio in orizzontale perché lo faccio magari con una cioè che si possano vedere dei dettagli, che se uno guarda computer effettivamente capisce le cose. Ho messo quel flash lì, ho messo quella potenza là, eccetera. Da un formato verticale quanto potete capire? Poco o niente, secondo me, si presta meno a fare dei video, diciamo, istruttivi. E purtroppo però la cosa che sto notando è che un altro social, che è YouTube, anche lui sta spingendo tantissimo per sti cavolo di shorts, che me li trovo dappertutto. E vi dicevo appunto di questo qua che seguivo, ho smesso di seguirlo perché tanto ormai pubblica unicamente shorts, basta. Io per vedere un video in cui fai la battuta o cosa, il video dura 30 secondi, non mi piace, io voglio approfondire gli argomenti. Quindi i fotografi che seguo, Deo Grazia, la Lindsay Adler, Adorama TV, eccetera, continuano ad essere in orizzontale senza tanti shorts. Incrociamo le dita che continuino così, visto il materiale che propongono, che è sempre interessantissimo. Spero che continuino così, però vedo anche appunto che stanno puntando su questi shorts. E quindi anche lì, di nuovo, il videomaker, cioè il creator, chiamiamolo così, il creator deve adeguarsi anche su YouTube e fare anche gli shorts lì? No, mi viene difficile definirmi creator, perché insomma sono, come sapete, sì, ho un po' di pubblico, ma non esagerato. Secondo me creator sono quelli da 100.000 o 1 milione di follower. Io sono uno che ogni tanto fa un video così, sperando di insegnare qualcosa, di migliorare un pochino la vita a qualcuno, a parte in questi vlog dove parlo da solo. Ho dimenticato la suoneria del cellulare, vabbè, scusatemi, ogni tanto capita. E dicevo, quindi non mi sento creator, però mi piace insegnare qualcosa nelle mie possibilità, e quindi non voglio stare dietro agli algoritmi. Al momento YouTube funziona ancora bene, quindi diciamo che continuo a pubblicare in orizzontale, continuo a fare i miei video lunghi, e la gente spero che continui a seguirmi per questa cosa, ma vedo che il pubblico con calma continua ad aumentare. Tra l'altro, grazie mille per tutti quelli che si sono iscritti, che mi hanno permesso di arrivare a 16.000 follower. Mamma mia, siete tantissimi. Un giorno poi, adesso che tra l'altro sono tornato a casa dalle ferie, vi faccio anche una direttina, magari così parliamo insieme degli argomenti che volete. E comunque, a parte ciò, continuerò a pubblicare quello e cerco adesso di, non dico staccarmi da Instagram, perché Instagram rimane comunque una piattaforma che, se cerchi clienti, devi andare lì, c'è poco da fare. Però mi piacerebbe anche, cioè, creare un qualcosa in cui faccio vedere un po' di più la mia arte. Artista? Boh, non so se sono un artista.
far vedere i miei lavori, ecco, mettiamola così, far vedere i miei lavori, quello cercherò di farlo su vero, ok? Perché tanto so già che su Instagram la foto otterrà ben poco, cioè io i miei 100-200 like li ottengo sempre a foto, ma a fronte di 2000 follower sono poco, contando che su vero con 0 follower ne ho fatti 20 di like, ok? È quello che vi dico. E il like non è solo una misura di quanto siamo famosi, eccetera. Il like effettivamente è una misura del... effettivamente quello che hai fatto è apprezzato, ok? Quindi non lo vedo come un numero a son famoso, lo vedo come effettivamente questo lavoro è piaciuto, serve anche a me per virare un po' da una parte o dall'altra. Faccio un lavoro che a me sembra fighissimo, magari la gente dice non me lo mette il like, dico ma magari non è piaciuto così tanto. Un altro che lo reputo standard, invece alle persone piace un sacco, e quindi capisco che forse se faccio un video su quell'argomento lì, lo approfondisco, effettivamente potrebbe essere interessante, ok? Detto questo, ho parlato fin troppo, però vabbè, ci sta, ogni tanto ci sta. Magari qua sotto, nei commenti, su YouTube, scrivetemi anche voi cosa ne pensate di questa storia che ormai abbiamo la soglia di attenzione bassissima perché siamo bombardati di video corti. Ditemi cosa ne pensate, se qualcuno c'è già su vero, magari connettiamoci lì. Oppure ditemi anche cosa ne pensate di questa storia dell'algoritmo. Io non ce la faccio più essere guidato dall'algoritmo, io voglio pubblicare quello che voglio io. Anche lì ci fate attenzione voi all'algoritmo, ci fate attenzione quando pubblicate a dire ma magari metto quella in verticale perché effettivamente si vede meglio su Instagram, oppure ma magari ci faccio il reel perché effettivamente in questo momento pompa tanto, come qualche anno fa c'era Instagram TV, che poi è morta, ok? È morta definitivamente, non la guarda nessuno Instagram TV, però era stato un tentativo, diciamo, che aveva fatto Instagram. In quel momento pompava Instagram TV e quindi anch'io avevo fatto i video per Instagram TV, probabilmente li trovate ancora, ok? Ma non li guarda nessuno. E qui, lì era appunto l'algoritmo, non avrei mai fatto il video lì, invece poi dici, vabbè, magari qualcuno in più mi segue rispetto al pubblicare solo la foto, allora l'ho messo anche lì, ok? Ditemi cosa ne pensate di questo argomento e ci vediamo la prossima volta. Ciao!